Cari fratelli e sorelle, oggi riflettiamo sulle accuse che circondano la memoria di Papa Pio XII riguardo al suo silenzio durante il periodo oscuro della persecuzione nazista e dell'Olocausto. Molti hanno affermato che il Papa avrebbe potuto fare di più per contrastare il regime nazista e proteggere il popolo ebraico dalla deportazione e dall'annientamento. Addirittura c'è chi pensa che la Chiesa si sia disinteressata del problema e non abbia fatto abbastanza per contrastare l'odio nazista. Permettetemi invece di condividere con voi una prospettiva più completa. Il 2 marzo 2020, grazie all'intervento di Papa Francesco, sono state aperte le porte degli archivi vaticani relativi al pontificato di Pio XII. Gli storici, per la prima volta nella storia, hanno potuto iniziare a esaminarli attentamente, e quella che sta emergendo è una realtà molto diversa da quello che per anni si è pensato sull'operato del Vaticano e di Pio XII. Già da documenti precedentemente conosciuti si sapeva dell'importante ruolo svolto dalla Chiesa Cattolica nel proteggere gli ebrei perseguitati. Ma fino ad ora restava nell'ombra l'operato di Pio XII e il suo pesante silenzio pubblico. Ulteriori documenti e testimonianze sono emersi, mostrando una realtà in qualche modo abbastanza diversa e molto più complessa. Oggi possiamo dire che Pio XII, insieme agli uffici vaticani e al clero diocesano di Roma, ha contribuito a salvare un grande numero di vite. Si stima, per esempio, che circa il 60% degli ebrei presenti a Roma alla fine della Seconda Guerra Mondiale sia stato aiutato e protetto grazie all'opera del Papa. La Santa Sede ha risposto alle richieste di aiuto provenienti da migliaia di ebrei di tutta Europa, che cercavano rifugio e salvezza dalla persecuzione nazista. Le testimonianze parlano di una rete internazionale messa in piedi dalla Chiesa, con uffici appositi e una risposta concreta attraverso denaro, cibo e rifugi sicuri. Pio XII stesso ha letto molte di queste richieste d'aiuto e ha favorito la concessione di visti per salvare gli ebrei a sfuggire dalla violenza nazista. Non dobbiamo dimenticare che Pio XII operava in un contesto estremamente difficile. Le pressioni e le minacce da parte del regime nazista erano costanti e la sua strategia di mantenere un profilo pubblico basso, che alcuni scambiano per silenzio colpevole, potrebbe essere stata una scelta ponderata per garantire la sicurezza delle persone che cercavano protezione nelle istituzioni cattoliche. Protezione ottenuta grazie al coraggio e la determinazione di coloro che si sono impegnati a proteggere gli ebrei nonostante i pericoli che affrontavano. Quindi, fratelli e sorelle, mentre riflettiamo su Pio XII e sul suo ruolo durante quel periodo buio della storia, dobbiamo considerare la complessità delle circostanze e le azioni concrete compiute per salvare vite umane. La Chiesa Cattolica ha svolto un'opera di misericordia e compassione, nascondendo e proteggendo uomini e donne perseguitati. Questo atto di amore verso il prossimo non può essere messo in ombra dalle accuse infondate e dalla leggenda nera che ha circondato Pio XII. Non possiamo dimenticare che Pio XII stesso era stato testimone diretto delle persecuzioni e dell'orrore causati dal regime nazionalsocialista. Aveva visto con i suoi occhi il dolore e il disagio che gli ebrei subivano sotto quel regime totalitario. Pertanto, sapeva quanto fosse importante agire con discrezione per proteggere coloro che si trovavano in pericolo. Contrariamente a quanto si pensa, la Chiesa Cattolica non è rimasta in silenzio di fronte all'oppressione nazista. Papa Pio XI, predecessore di Pio XII, ha pubblicato un'enciclica nel marzo del 1937 chiamata «Con ardente preoccupazione», che denunciava apertamente il nazismo e le sue ideologie malvagie. Questo atto coraggioso ha suscitato reazioni negative da parte della Gestapo e della gioventù hitleriana, che hanno cercato di impedirne la diffusione. Inoltre, la Chiesa Cattolica ha messo in atto un'organizzazione ben strutturata per salvare uomini e donne dalla deportazione. I monasteri cattolici hanno offerto rifugio a quasi 5.000 ebrei, mentre altri sono stati ospitati in case private. Circa 160 ebrei hanno trovato rifugio nel Vaticano e nelle sue aree extraterritoriali. Questi numeri dimostrano l'impegno concreto della Chiesa nel proteggere la vita e la dignità umana. Non dobbiamo dimenticare che i nazisti odiavano profondamente il Vaticano e la Chiesa Cattolica, perché mettevano a rischio l'idea totalitaria dello Stato nazista. Il Führer aveva nel suo cuore l'idea di invadere il piccolo Stato Vaticano e persino il rapimento del Papa stesso. Nei documenti che leggiamo oggi, dopo oltre 70 anni, scopriamo che all'interno delle mura vaticane si respirava un'aria da assedio. Il Vaticano si era preparato per ogni eventualità, da un assalto delle truppe tedesche alle operazioni militari.
il piano di difesa rivela che il Vaticano era stato trasformato in una vera e propria fortezza. Si studiavano strategie di difesa per le varie porte e la Gendarmeria Vaticana sorvegliava i punti più vulnerabili delle mura. I portoni venivano rinforzati con spranghe, borchie, lamiere e sacchetti di sabbia, mentre i magazzini venivano riforniti di acqua e provviste in caso di assedio. Se le mura fossero state violate, il piano prevedeva una ritirata ordinata nel Palazzo Apostolico, dove si sarebbero difesi insieme a tutti i residenti dello Stato, persino fino a combattere corpo a corpo, sacrificando le loro vite per il Santo Padre. Il piccolo Stato Vaticano era assediato, quindi, ma nonostante questo, il Ministero degli Esteri Vaticano fu l'unico ministero del mondo ad aver istituito un ufficio che si occupasse del salvataggio degli uomini deportati dal regime nazista. Durante quei drammatici anni, la Chiesa fu protagonista di diverse operazioni di soccorso umanitario, che furono compiute grazie all'opera di molti sacerdoti, monaci e suore, che rischiarono la propria vita per uomini e donne perseguitati per il loro credo o per le loro idee politiche. Possiamo citare l'esempio del monastero delle Suore di Santa Elisabetta a Roma, che sotto la guida di Madre Maria Benedetta nascose ebrei in fuga dal terrore nazista. Simili gesti di amore e compassione si verificarono anche in altri luoghi, dove la Chiesa Cattolica si fece avamposto di protezione. Pinchas Lapide, ex console di Israele a Milano, ha affermato che sotto il pontificato di Pio XII la Chiesa Cattolica ha salvato da morte sicura tra 700.000 e 860.000 ebrei. Questi non sono solo numeri, ma vite umane che sono state preservate grazie all'opera di carità e compassione della Chiesa. Quindi, fratelli e sorelle, dobbiamo essere cauti nel giudicare il passato sulla base di accuse infondate. Dobbiamo esaminare attentamente le prove e considerare il contesto storico in cui si sono svolti quegli eventi. Pio XII e la Chiesa Cattolica hanno agito con coraggio e generosità per salvare vite umane durante quegli oscuri anni. È vero che Pio XII non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche di condanna contro il regime nazista, ma come emerge da alcuni documenti, la sua preoccupazione era non attirare l'attenzione per non mettere a rischio la vita di milioni di cattolici in Europa e permettere le operazioni di salvataggio che la Chiesa metteva in pratica quotidianamente. Che il ricordo delle azioni di coraggio compiute da coloro che hanno difeso ebrei e perseguitati politici durante quegli anni oscuri sia una luce guida per noi, ispirandoci a combattere l'ingiustizia e a promuovere la dignità e il valore di ogni essere umano. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per entrare a far parte della comunità di fede. Dio vi benedica.